Buongiorno cari amici, oggi iniziamo a parlare della storia dell'Ucraina. Questa è la prima video lezione. Mi interessa illustrare la storia dell'Ucraina in maniera oggettiva, non faziosa. Non mi piace la storia deformata dal nazionalismo. Io non falsifico la storia in base alle mie idee politiche, né da una parte né dall'altra. Chiedo scusa ai miei amici ucraini se molti nomi in questi video sono scritti o pronunciati secondo la forma russa. Questa è la forma che da molto tempo si usa in Italia. Comunque, quando posso, io cercherò di scrivere e di pronunciare secondo la lingua ucraina. Iniziamo parlando dei Rus. Chi sono i Rus? Vedete, io ho scritto numerose parole importanti di questa prima video lezione alla lavagna. I Rus sono dei vichinghi svedesi che vengono chiamati Rus dagli slavi orientali, Ros dai greci e Rus dagli arabi. Vengono anche chiamati Variaghi oppure Vareghi. Questi Rus, nella seconda metà dell'VIII secolo, attratti dal commercio dei Khazari e dei Bulgari del Volga, lasciano la Scandinavia e discendono il Volga, trovando i popoli slavi orientali. Quindi attenzione, all'inizio il termine Rus non designa gli attuali russi. All'inizio sono gli slavi orientali che, non sapendo come chiamarli, chiamano Rus questi svedesi, perché Rus vuol dire proprio svedese. All'inizio del IX secolo i Rus arrivano fino al Mar Nero attraverso il Don e il Dniester. Verso la fine del IX secolo si espandono verso sud e attraversano i fiumi del Baltico orientale, la Nieva, la Dvina occidentale, il Niemen, e scoprono il Dnieper, che attenzione, gli ucraini chiamano Dnipro, che sfocia nel Mar Nero. Arrivano, questi Rus arrivano al Mar Nero nell'865. Questo complesso elaborato di fiumi, laghi, mari è una via d'acqua che conduce dal Baltico al Mar Nero. Pensate, dal Baltico al Mar Nero, una cosa straordinaria, attraverso fiumi. Veniva chiamata anche in passato la via dei Variaghi verso i Greci. Stiamo parlando di territori ovviamente abitati da secoli dagli slavi. Rus, come dicevo, è sicuramente un termine svedese. Secondo alcuni deriva da Ruotsi, sono appunto gli svedesi, è il nome con cui i finlandesi chiamavano gli svedesi e deriva da Rotr. Rotr significa Svezia o è comunque una regione della Svezia che identifica appunto questi variaghi, questi normanni svedesi. Secondo altri, il termine significa coloro che remano, oppure uomo al di là del mare, quindi ci sono varie ipotesi. Tuttavia, ben presto i vichinghi svedesi in Russia si slavizzarono. Il processo era già fortemente in atto intorno al 1000, ma già alla fine dell'undicesimo secolo, nel 1100, gli svedesi ormai erano stati assorbiti dagli slavi, dall'elemento indigeno. Intorno all'850 esisteva Novgorod, un principato russo, esisteva nella città di Novgorod, la grande metropoli del nord. Questo principato di Novgorod era governato da Riurik o Rurik. In realtà la figura di Riurik viene considerata leggendaria da molti studiosi. Tra l'850 e l'860, secondo altri storici intorno all'830, quindi molto prima, due variaghi o vareghi provenienti da Novgorod, che si chiamano Askold e Dir, sono nomi svedesi, discendono il Dniepr, Dnipro, così lo pronunciano gli ucraini, e conquistano la città di Kiev. Attenzione, la città di Kiev che gli ucraini scrivono in questa forma e pronunciano Kiev. In italiano, attenzione, Kiev può essere traslitterato anche in questo modo alternativo con la I, con i due puntini sopra, con la dieresi sopra, quindi Kiev. Questi svedesi normanni conquistano Kiev togliendola ai Khazari, almeno così dice la leggenda.
Alcuni storici invece parlano dell'862 come data precisa per la fondazione di Kiev e dicono che lo stesso Rurik abbia fondato il Principato di Kiev. Ma lo ripeto, si tratta di notizie molto incerte. Alcuni storici dicono che Novgorod e non Kiev sarebbe stata fondata nell'862. Da questo momento comunque aumenta la connessione degli slavi orientali con Bisanzio. Infatti Bisanzio viene subito attaccata. Il 18 giugno 860 una flotta di 200 navi vichinghe provenienti probabilmente da Kiev attacca e assedia Costantinopoli, Bisanzio. In quel momento Bisanzio era particolarmente vulnerabile perché la flotta si trovava nel Mediterraneo a combattere gli arabi, mentre l'esercito insieme all'imperatore era impegnato in Asia Minore. Alla fine i Rus vengono sconfitti e i bizantini attribuiscono la vittoria alle preghiere del patriarca Fozio e all'intercessione della Vergine Maria. Negli anni successivi i Rus firmano vari trattati con l'impero bizantino. Accade sempre così, che prima c'è una guerra tra le due parti, poi si finisce con il firmare un accordo commerciale. Nell'867 il patriarca Fozio si vanta che alcuni russi si siano convertiti al cristianesimo a Costantinopoli e successivamente un arcivescovo bizantino viene inviato nelle loro terre. Come ho detto, abbiamo fonti scarse, non sappiamo molto su questo primo tentativo di evangelizzazione dei russi, che comunque fallirà di fronte alla reazione pagana di pochi anni dopo, come vedremo. Nel contempo, i bizantini cercano di allearsi strettamente con i Khazari in funzione antirussa. Infatti, Rus di Kiev stava convincendo gli slavi orientali a non pagare più il tributo ai Khazari. Per questo i bizantini inviano Costantino, detto Cirillo, che diventerà, tutti lo sapete, il famoso evangelizzatore degli slavi, presso Kherson, che era la capitale dei Khazari, Kherson che gli ucraini pronunciano Kherson, la capitale appunto del Khan dei Khazari. Queste notizie sui primi tempi di Rus di Kiev sono incerte, si basano sulla cronaca degli anni passati, scritta forse da un certo Nestor a Kiev, che è stata messa in discussione da molti storici, i quali la considerano più che altro una creazione leggendaria. Sin dal primo Settecento, attenzione, si sviluppa una controversia storiografica tra i cosiddetti filo-normanni, che vuol dire filo-normanni, quelli che appunto riconoscono l'origine svedese normanna di Kiev, e gli anti-normanni, che sostengono la tesi dell'origine slava, autoctona di Kiev. Non sorprende che gli anti-normanni siano stati alcuni russi dell'epoca zarista, come il grande erudito Lomonosov, e ancor più autori sovietici. Oggi tutti gli storici seri sono filo-normanni. Sono emerse anche precise evidenze archeologiche che confermano l'origine svedese di Kiev. Inoltre ci sono altre fonti, sia occidentali sia arabe, che affermano questo. Anche la cronaca di Nestor parla di un'origine svedese. Anzi, dice che i vichinghi svedesi sarebbero stati invitati dagli slavi per mettere fine alla loro conflittualità. Tuttavia, la tesi filonormanna è stata, per così dire, attenuata. Si è ormai arrivati a un compromesso tra la tesi filonormanna e la tesi antinormanna. Si è ammesso che i normanni esistono alla base della fondazione di Kiev e di altri principati, però si sostiene che sarebbero stati molto pochi numericamente, molto pochi di numero, e quindi avrebbero rappresentato solo i capi degli slavi orientali, i loro comandanti. Tuttavia, questo è sicuro, i normanni mettono, per così dire, mettono in moto gli slavi orientali, li spronano a commerciare e ad espandersi. Soltanto con l'arrivo di questi normanni svedesi inizia la grande storia, la storia importante degli slavi orientali. Nell'882 Oleg, ecco ve l'ho scritto qui, Oleg, cognato di Rurik, si impossessa di Kiev uccidendo Askold e Dir. Si tratta della data convenzionale, l'882, dell'inizio del Principato di Kiev, che viene chiamato Rus di Kiev, perché così si chiamava il Principato, si chiamava Rus, ma anche altri principati, vedremo, che non avranno sede a Kiev, ma in altre città, verranno chiamati Rus. Si tratta
quindi di una data convenzionale, si dice 882 con Oleg, possiamo far iniziare la storia del Principato di Kiev, di Rus di Kiev. Oleg estende il suo dominio sottomettendo alcune tribù slave vicine a Kiev, quali i drevliani che vengono anche chiamati derevliani, e poi i Poliani, ne parleremo in seguito. Durante il suo regno, inoltre, si verifica una reazione pagana, l'abbiamo già detto prima, che scaccia il cristianesimo. Questo Oleg era paganissimo, era fortemente anticristiano, quindi per il momento non c'è spazio per il cristianesimo a Kiev, anche se in passato, come abbiamo visto in precedenza, vi erano stati alcuni segni blandi di cristianizzazione. I kinghi di Kiev riprendono con i saccheggi, infatti nel 907 Oleg attacca Costantinopoli e ne devasta le vicinanze. Come abbiamo visto prima, anche qui l'esito della guerra è un accordo commerciale che viene firmato nel 911 che inaugura le relazioni economiche tra Kiev e l'impero bizantino, tra Kiev e l'impero bizantino, e permette che i Rus combattano insieme ai bizantini in alcune campagne militari. Ai mercanti russi viene concesso un trattamento preferenziale. I Rus barattavano pellicce, schiavi e miele in cambio di molti prodotti, anche prodotti orientali. Secondo alcuni storici, Novgorod rimase la capitale del principato russo fino al 912, quando il suo posto fu preso da Kiev. Ma appunto, si tratta di notizie controverse e poi ogni storico la pensa in una maniera diversa. Nel 913, attenzione, Igor, figlio di Ryurik, succede a Oleg e governa la Rus fino al 945, quindi dal 913 al 945. Attenzione, perché subito dopo la salita al potere di Igor arrivano dall'Asia i nomadi turchi Pecenegi nel 915 e saranno molto importanti, lo vedremo dopo. Nel 941 abbiamo il solito attacco da parte dei Kiviani a Costantinopoli con molte razzie in Anatolia. Poi però le forze russe vengono sconfitte in una battaglia navale. Tuttavia, i Rus ci riprovano. Nel 943 attaccano Costantinopoli insieme ai Peceneghi. Ma nulla di fatto, Igor viene ucciso dai Drevliani o Derevliani nel 945. Gli succede sua moglie Olga, attenzione, sua moglie Olga come reggente del figlio Svetoslav che è ancora troppo piccolo per reggere il potere. Olga, questo è molto importante, si converte al cristianesimo nel 955, ma il popolo resta pagano. Si tratta quindi solo di una conversione privata, quella di Olga, che non si estende a tutto il popolo. Olga governa molto bene, riesce più volte a reprimere militarmente i Drevliani o Derevliani, che erano gli assassini di suo marito, ricordate. In seguito Olga sarà dichiarata santa. Nel 962 il figlio di Olga, Svetoslav, succede a Olga. Si tratta del primo sovrano di Rus di Kiev con un nome slavo e quindi questo è importante. Ormai i vichinghi svedesi si erano slavizzati. Sotto Svetoslav, Kiev si espande e si consolida verso oriente, sottomette i viatici sul fiume Oka. Nel 694 e lungo il Volga, Svetoslav arriva fino a Bolgar, la capitale dei bulgari del Volga, che viene saccheggiata. Nel 965 attacca i potentissimi Khazari, che da 3 secoli occupavano la regione tra Basso Volga e Mar Nero. Occupavano tra l'altro una parte dell'Ucraina. I Khazari erano molto potenti, ma vengono sconfitti. Quindi vedete la forza del guerriero Svetoslav. La loro capitale, che si chiama Itil, viene messa a sacco e distrutta. E in questo modo Svetoslav conquista importanti fortezze nel Caucaso e sulle coste del Mar Nero. Questa sconfitta causa la scomparsa definitiva o quasi definitiva dei Khazari che dopo qualche anno non compaiono più nelle cronache. Così, Svetoslav controlla il Volga e tribù slave orientali.
I Kazari, se vogliamo fare una piccolissima parentesi sui Kazari, sono un popolo sottovalutato, in realtà sono molto importanti. Si tratta della prima orda turca che arriva nella steppa russa dall'Asia. Furono loro a impedire che gli arabi si espandessero in Europa orientale, sconfiggendoli più volte, cosa che di solito non viene ricordata da nessuno. I Kazari erano pagani, ma poi si convertirono all'ebraismo, cosa molto singolare. Si convertirono all'ebraismo pur non avendo nulla a che fare etnicamente con gli ebrei dell'antico Israele. Scelsero un'altra forma di monoteismo, non il cristianesimo ma l'ebraismo. Non tutti i popoli pagani si convertivano al cristianesimo, alcuni, e non solo i Kazari, scelsero l'ebraismo. Indebolendo i Kazari, però, Kiev rafforza i già citati Peceneghi che riescono ad assediare Kiev nel 969. Questa, diciamo, sarà una costante. Ad ogni popolo nomade sconfitto se ne sostituirà un altro peggiore. Ai Kazari subentrano i Pecenechi, ai Pecenechi i Cumani, ai Cumani subentreranno i Mongoli e peggio dei Mongoli non c'è nessuno. Nel 968 Svetoslav, alleato con l'imperatore bizantino Niceforo Foca, attacca i bulgari sul Danubio, li sconfigge e cattura il loro re Boris II. I bizantini iniziano a temere la forza del principato di Kiev e rompono l'alleanza. Inizialmente i Rus vincono occupando Filippopoli, l'attuale Plovdiv in Bulgaria, e assediando Adrianopoli, l'attuale Edirne in Turchia. Ma nel 971 i bizantini, comandati da Giovanni I Zimisce, vincono e scacciano i russi nella battaglia di Doristolum. Vedete, Doristolum in latino, che in italiano si dice, si chiamava anche Silistra. Durante la ritirata, Svetoslav, peraltro, viene ucciso dai suoi alleati, dai suoi ex alleati peceneghi, i peceneghi del principe Curia, che ovviamente erano passati dall'altra parte, erano passati dalla parte dei bizantini. Fallisce così il tentativo da parte dei Rus di conquistare uno sbocco sul Mediterraneo. Durante i suoi periodi di assenza, attenzione, di assenza per le guerre, Svetoslav aveva affidato l'amministrazione ai tre figli. Suo figlio Yaropolk aveva ottenuto Kiev, a suo figlio Oleg era stato affidato il territorio dei Drevlyani. E al suo figlio Vladimir, che attenzione, gli ucraini scrivono così e pronunciano Volodymyr, e invece era stato dato il territorio di Novgorod, quindi tre figli, tre territori appartenenti a Kiev. Alla morte di Svetoslav, che cosa succede? Scoppia una guerra civile tra questi fratelli. Inizialmente vince Yaropolk, che regna fino al 980, mentre Vladimir, in ucraino Volodymyr, fugge in Svezia, suo paese d'origine. Vedete che quindi esisteva ancora un legame, era sentito ancora un legame tra questi principi di Kiev, dei possedimenti di Kiev, è il loro paese di origine, cioè la Svezia, perché Volodymyr, per sfuggire al fratello, fugge in Svezia e poi però ritorna, attenzione, dalla Svezia e appunto, aiutato dagli svedesi, sconfigge il fratello Yaropolk e diventa lui Volodymyr, il principe di Kiev con il nome di Volodymyr I. Durante il regno di Volodymyr I, Kiev rafforza il suo potere. Viene sconfitta la tribù baltica degli Jatvingi, ecco l'ho scritto qua, Jatvingi, raggiungendo quindi uno sbocco sul Mar Baltico. Volodymyr sconfigge i Peceneghi e conquista territori della Galizia, molto importante, strappando alcuni, non tutti, i territori della Galizia ai polacchi. Volodymyr stabilisce buoni rapporti con ungheresi, polacchi e cechi. Questo nuovo interesse, sia politico sia militare, verso Occidente, ha anche come scopo il tentativo di controllare nuove vie commerciali a ovest per utilizzare vie alternative rispetto a Costantinopoli. Il complesso dei territori di Kiev diventa il più grande d'Europa, con 800.000 km quadrati.
Volodymyr trasforma in un complesso unitario i territori di Kiev, costruisce fortezze, città, migliora l'amministrazione. Durante il regno di Volodymyr viene coniata anche la prima moneta della Rus', la regnia d'argento, si scrive così. Il 988 secondo altri, il 989 dipende dall'interpretazione del tradizionale calendario bizantino. Quindi intorno al 988 abbiamo la fondamentale conversione di Vladimiro, come dicono giustamente gli ucraini, Volodymyr, alla fede cristiana nella versione bizantina. Volodymyr ricevette il battesimo a Kherson, città che ho già citato, vicino alla Crimea. La conversione fu dovuta al forte influsso di Bisanzio. Volodymyr infatti sposa la principessa Anna, sorella dell'imperatore bizantino Basilio II. Nel trattato matrimoniale, attenzione, era previsto un aiuto da parte dei russi nei confronti del ribelle contro Bisanzio, Bardafoca, che infatti l'anno prima del matrimonio, nel 988, venne sconfitto da russi e bizantini insieme. Quindi vedete che i bizantini ottengono dei vantaggi dal matrimonio di Vladimir con una principessa bizantina e dalla sua contestuale conversione al cristianesimo orientale, al cristianesimo di Bisanzio. Questo Bardafoca viene sconfitto. E prima viene sconfitto a Crisopoli e poi sconfitto e ucciso nel 989 ad Abido. Per via della conversione, Volodymyr viene chiamato il Santo, è rimasto nella storia come Volodymyr il Santo. Prima di convertirsi, però, c'è da dire che Volodymyr aveva innalzato molti templi a idoli pagani e in spregio al cristianesimo aveva ordinato addirittura un sacrificio umano di due cristiani, Teodoro e Giovanni, padre e figlio. Quindi Volodymyr odiava il cristianesimo, poi però si convertì al cristianesimo. Una volta cristiano, Volodymyr fece distruggere tutte le statue e i monumenti dedicati a Perun il principale, delle divinità pagane precristiane degli slavi. Secondo la cronaca di Nestor, Volodimir escluse una conversione all'Islam. Pensate, avrebbe potuto convertirsi all'Islam, la storia dell'Europa sarebbe cambiata completamente. E rifiutò di convertirsi all'Islam perché questa religione proibisce il bere e, aperte virgolette, cito la cronaca di Nestor, il bere è la gioia del russo. E da loro si proibiva l'alcol e regnava la tristezza. Da loro si intende presso i musulmani. Quindi capite, Vladimir da buon russo esclude di poter diventare musulmano perché i musulmani non bevono alcolici e lui dice il bere alcolici è la gioia del russo. Anche il popolo russo questa volta si converte, non è più come nel caso di Olga la conversione solo di un sovrano. Viene organizzato addirittura un battesimo in massa sul Dnipro. A Kiev viene istituito un patriarca nominato da Costantinopoli. Per lungo tempo quasi tutti i patriarchi furono greci e non slavi. E viene inoltre adottata come lingua liturgica lo slavo ecclesiastico. Questo è importante. La lingua liturgica è lo slavo ecclesiastico, non il greco, quindi una lingua comunque vicina alla lingua del popolo. Lo slavo ecclesiastico ovviamente era una lingua più forbita, più nobile, più aulica rispetto allo slavo che veniva usato comunemente dal popolo. Tuttavia è una lingua vicina a quella del popolo, quindi né il greco né il latino, ma lo slavo ecclesiastico negli usi della chiesa di Kiev. Il passaggio al cristianesimo produce anche un progresso in campo artistico e culturale, anche in seguito ai numerosi greci che arrivarono a Kiev al seguito della principessa Anna. Quindi possiamo dire che la cristianizzazione di Rus di Kiev in qualche modo dona una personalità, una struttura ben precisa al principato di Kiev, permettendo anche che esso
venga in qualche modo considerato, rispettato dai vicini, dalle altre nazioni. Ovviamente Costantinopoli, che era già il punto di riferimento commerciale di Kiev, viene ora riconosciuta anche come capitale religiosa. Rus di Kiev è il più esteso stato slavo con cui Bisanzio abbia avuto a che fare e sarà l'unico a non subordinarsi mai ad essa, a Bisanzio. In realtà, già a metà dell'undicesimo secolo, Rus di Kiev viene isolata da Costantinopoli a causa dell'arrivo dei nomadi della steppa in Russia meridionale, una tribù di nomadi di cui parleremo tra poco. Kiev è anche isolata dall'Occidente cattolico per via della scelta a favore della Chiesa orientale. Secondo molti storici, questo isolamento sarà importante per comprendere la successiva storia della Russia e il suo forte senso identitario euroasiatico. Nel 1015, alla morte di Volodymyr, il potere passa ai membri sopravvissuti della sua famiglia. Quali sono i membri della famiglia di Volodymyr? Ho cercato di elencare su questa nuova lavagna i parenti di Volodymyr. La cosa è un pochino complicata. Volodymyr aveva diversi figli perché quando era ancora pagano, non si era ancora convertito al cristianesimo, aveva avuto ben 7 mogli e un harem con ben 800 concubine. Prima di tutto abbiamo i figli di suo figlio Iziaslav, vedete, Volodymyr, suo figlio Iziaslav, i suoi figli ottengono Polotsk, il principato di Polotsk. Suo nipote Svetopolk, invece, Svetopolk, figlio di suo fratello Jaropolk, che aveva sposato la figlia del duca di Polonia Boleslao, diventa gran principe di Kiev. Quindi Svetopolk ottiene Kiev, diventa gran principe di Kiev. I principi di Kiev iniziano a farsi chiamare grandi principi. Il principe di Kiev in ucraino si dice, ecco, Kniaz, il gran principe di Kiev. Poi però la cosa è piuttosto complicata, ci sono anche i fratelli di Sviatopolk. I fratelli di Sviatopolk sono quattro, vedete questi altri quattro personaggi sottolineati insieme a Sviatopolk. Ottengono diverse città e inizia così una guerra fratricida, la seconda guerra tra parenti, no? La seconda guerra civile che vediamo all'interno del Principato di Kiev. Infatti, Sviatopolk, detto anche Sviatopolk il maledetto, cerca di ripristinare l'unità della monarchia di suo zio Volodymyr, conquistando le città dei fratelli. Nel 1015, Svetopolk riesce a eliminare Boris, principe di Rostov, lo uccide, e a eliminare anche l'altro suo fratello, Glib, principe di Murom. Entrambi vengono uccisi da Sviatopolk. Che cosa succede a questo punto? L'altro fratello, uno degli altri fratelli, Yaroslav, lo vedete lì in alto, Yaroslav, che era il principe di Novgorod, Yaroslav scende in campo per vendicare Boris e Gleb. Sviatopolk a questo punto chiama in aiuto suo suocero, il re polacco, ma viene sconfitto e poi morirà all'estero nel 1019. Quindi Yaroslav diventa gran principe di Kiev. Non è finita perché Yaroslav a sua volta viene sconfitto dall'ultimo dei fratelli, di questi cinque fratelli, ovvero Stislav di Tmutarakan. Sconfigge Yaroslav di Novgorod e Yaroslav di Novgorod è costretto a cedere alcuni territori a Stislav. Questo avviene nel 1035 e tuttavia, dopo la morte senza figli di Stislav, questi territori passano a Yaroslav, che finalmente diventa l'unico padrone del Rus, vedete, Yaroslav, l'unico padrone del Rus di Kiev, come lo era stato
suo zio Volodymyr. La guerra civile è durata 4 anni. È un pochino complicata, la guerra civile è durata 4 anni, ma vedremo che ben presto ce ne sarà un'altra ancora più lunga e complicata. Yaroslav, quindi il nuovo gran principe, viene anche ricordato come Yaroslav il saggio e regnerà dal 1019 al 1054. Gli anni di potere di Yaroslav e quelli immediatamente successivi a lui rappresentano l'età dell'oro del Principato di Kiev. La bizantinizzazione di Kiev aumenta. Boris e Gleb, considerati martiri, vengono canonizzati, quindi Rus di Kiev ha i suoi primi santi nazionali. Mentre Volodymyr, non a caso ricordato come Volodymyr il Santo, sarà santificato solo nel XIII secolo. Viene fondato inoltre il grande monastero molto importante di Pecherska Lavra, qua vi ho scritto Pecherska Lavra, dove si mette in evidenza per la sua oratoria Ilarione, il primo metropolita russo di Kiev. L'identità cristiana ortodossa slava ha la sua origine qua. Kiev è la Mecca del cristianesimo slavo bizantino. Il complesso religioso di Pecherska Lavra, con le sue enormi grotte, è un luogo di eccezionale importanza simbolica. Qui giunsero nel 1051 i primi monaci della Rus, guidati dal monaco Antoni. Qui lavoravano a Pecherska Lavra scrittori, scienziati. Qui nel 1113 Nestor, più volte ricordato, scrisse la cronaca che parla dei primordi della storia dei Rus. Per questo Kiev è un luogo simbolico così importante dal punto di vista dell'ideologia del panslavismo orientale. Questa ideologia ritiene che Russia, Bielorussia e Ucraina appartengano ad uno stesso popolo e ad una medesima tradizione, che sarebbe partita da Kiev alla fine del IX secolo e che sarebbe connotata da aspetti mistico-religiosi. Tale visione, non sorprendentemente, è analoga nella storiografia zarista dell'Ottocento, basta leggere i testi di Nikolai Karamzin oppure di Mikhail Pogodin, e nella storiografia sovietica. Ecco perché c'è chi è disposto anche a scatenare una guerra per prendere Kiev. Perché in tale costruzione identitaria Kiev è irrinunciabile. Sotto Yaroslav viene iniziata la compilazione della Ruska Pravda, la giustizia russa, il primo codice di leggi russo, Ruska Pravda. Possiamo dire che Yaroslav, a differenza di suo zio Volodymyr il Santo, che era un guerriero, un conquistatore, ecco, Yaroslav è più un legislatore, un costruttore, un consolidatore del potere di Kiev. Yaroslav fa costruire anche stupende chiese a Kiev, tra cui Santa Sofia, impreziosite da affreschi e mosaici. Nella sola Kiev vengono costruite più di 400 chiese e monasteri. Viene costruita anche la grande cittadella di Kiev con a fianco la Porta d'Oro. Si tratta dei monumenti più significativi dell'arte bizantina dell'XI secolo. Il commercio fioriva a Kiev, che insieme a Costantinopoli diventa la città più bella dell'Oriente cristiano. Adamo di Brema la chiama Emula Sceptri Costantinopolitani. Ripeto, Kiev. Emula Sceptri Costantinopolitani. Si registra poi l'ultima guerra russo-bizantina dal 1043 al 1046. Inizialmente la flotta dei Rus, condotta da Volodymyr, il figlio maggiore di Yaroslav, riesce a prevalere, ma in seguito l'esercito bizantino vince a Varna sul Mar Nero. La guerra viene seguita dal matrimonio del quarto figlio di Yaroslav, che si chiama Sevolod, lo vedete qui, si sposa con la principessa bizantina Irina, figlia dell'imperatore bizantino
Costantino IX. L'espansione del Rus di Kiev si dirige verso nord, verso Livonia, Lituania, Polonia, mentre a sud i Peceneghi sconfitti si muovono definitivamente verso occidente nel 1034. Al posto dei Peceneghi si stanziano i meno pericolosi Torque, che vengono chiamati anche Uzi, turchi Uzi. Quindi questo è un grande vantaggio per il Principato di Kiev, che al posto dei potentissimi Peceneghi si sostituiscano i blandi Torque oppure turchi Uzi. I matrimoni regali riguardano anche i paesi occidentali. Infatti, la figlia di Jaroslav, Anna, si sposa con Enrico I di Francia. Anna, ho messo un cuore, Enrico I di Francia. E infine ci sono anche i rapporti con gli Scandinavi, che avevano aiutato Jaroslav nella sua lotta contro Sviatopolk. Un'altra figlia di Jaroslav, cioè Elisabetta, si sposa con Harold Hardrake, oppure Hardrade, famoso avventuriero vichingo e re di Norvegia. Ma inoltre la moglie di suo figlio, la moglie del figlio di Jaroslav, Iziaslav, era la figlia di Aroldo d'Inghilterra. La figlia di Aroldo d'Inghilterra si sposa con Iziaslav, uno dei figli di Jaroslav. E questo solo per nominare alcuni figli e alcuni matrimoni, non tutti. E infatti certi storici hanno chiamato Jaroslav il suocero d'Europa. Lui stesso, d'altra parte, era sposato con una principessa svedese. Alla morte di Jaroslav nel 1054 si scatena un'altra guerra civile, un'altra guerra fratricida tra i suoi parenti. Perché, come abbiamo visto in precedenza, non essendoci una vera legge di successione, a Kiev funzionava così, che il potere veniva suddiviso tra i familiari del principe di Kiev quando questo moriva. Jaroslav muore nel 1054, che è lo stesso anno dello scisma d'Occidente, e quindi i territori e le città vengono spartiti tra i suoi parenti. Questo ovviamente causerà la precoce frantumazione di Rus di Kiev. Il figlio maggiore Iziaslav, che abbiamo già nominato, si prende Kiev. Il terzo figlio, Svetoslav, riceve Chernigov, che gli ucraini scrivono e pronunciano Chernihiv. Poi il quarto figlio, Sevolod ottiene Pereyaslav, la città di Pereyaslav. Chernigovo, Chernihiv e Pereyaslav erano senz'altro le due città più importanti. Quindi i nipoti Slesav e Rotislao, avendo ottenuto città meno importanti, ad esempio Slesav ha ottenuto Polotsk, non sono soddisfatti della loro parte di eredità e quindi si ribellano. Tuttavia vengono facilmente sconfitti dai fratelli. Slesav di Polotsk viene fatto Slesav di Polotsk viene fatto prigioniero. Nel 1061 i potenti cumani, chiamati Polovtsi in russo, i cumani chiamati Polovtsi, i cumani erano una delle tante orde nomadi turche provenienti dall'Asia centrale, cosa fanno? Occupano la steppa della Russia meridionale, scacciando i Torque che abbiamo visto prima, e nel 1068, attenzione, i cumani sconfiggono duramente gli eserciti russi riuniti di Iziaslav, Svetoslav e Sevold. Iziaslav, Svetoslav e Sevold, presso la città di Pereyaslav, che ho già nominato. E quindi i cumani, come ho accennato in precedenza, in Russia meridionale, bloccano i rapporti tra Kiev e Costantinopoli perché interrompono la via d'acqua del fiume Dnieper, o in ucraino Dnipro. Dopo la sconfitta, l'esercito di Kiev depone
Iziaslav depone Iziaslav e proclama principe di Kiev e il suo prigioniero Slesav di Polk, ricordate, era stato fatto prigioniero da Iziaslav, viene liberato dal popolo e Slesav di Polk diventa principe di Kiev. Iziaslav però non si rassegna, fugge all'estero e torna dopo un anno con un esercito polacco. Così Iziaslav riprende il potere, ma che cosa fa? Inaugura un regime di terrore nei confronti dei sostenitori di Slesav, e quindi i cittadini di Kiev si ribellano ai suoi metodi di governo e sostengono la rivolta di Svetoslav e di Sevolod, che lamentano tra l'altro che il fratello abbia introdotto elementi stranieri senza consultarli. Svetoslav viene proclamato Gran Principe di Kiev. Iziaslav, per la seconda volta Iziaslav fugge all'estero e attenzione, per la seconda volta ritorna con un esercito polacco. Siccome Sviatoslav è appena morto e Sevolod non si oppone a Iziaslav, a Iziaslav viene permesso, a Iziaslav, il fratello maggiore di Sevolod, ma Sevolod non si oppone, a Iziaslav viene permesso di entrare a Kiev senza incontrare resistenza nel 1076. Il risultato è che i figli di Svetoslav vengono privati dell'eredità paterna, ovvero del territorio di Chernihiv. Uno di loro, però, principe di Tmutarakan, ospita il fratello maggiore Oleg lì a Tmutarakan. Che cosa succede? Nel 1078 Oleg reclama i suoi diritti su Chernihiv, ma viene sconfitto insieme ai suoi alleati cumani. Tuttavia, anche Iziaslav muore nella battaglia. Qual è il finale? Sevolod torna nuovamente a essere principe di Kiev. Resterà principe di Kiev dal 1078 al 1093. Come vedete, questa seconda guerra tra parenti è molto più lunga e complicata della prima, che vi ricordate durò soltanto 4 anni. Questa invece dura molto di più. Il regno di Sevolod va dal 1078, come ho detto, al 1093 ed è abbastanza tranquillo, sebbene Oleg e altri principi diseredati ogni tanto causino disordini. Anche i cumani a volte diventano bellicosi, ma vengono regolarmente sconfitti dal figlio di Sevolod, Vladimir, o Volodymyr, in ucraino. Questo Volodymyr veniva chiamato Volodymyr Monomach, Vladimir Monomaco, e questo Monomaco diventa popolare e amato quanto suo padre Sevolod. Alla morte di Sevolod, abbiamo detto nel 1093, i cittadini di Kiev infatti avrebbero voluto Monomach, principe di Kiev, ma quest'ultimo rispetta i diritti di anzianità, si ritira nella sua Pereyaslav, Volodymyr Monomach lascia che Sviatopolk Mikhail, figlio di Iziaslav, diventi lui il gran principe di Kiev. Tuttavia la guerra in famiglia riprende perché Oleg, ve lo ricordate, marcia nuovamente da Tmutarakan su Chernihiv con un esercito di cumani. Riesce a conquistare Chernihiv, ma la guerra prosegue con alterne fortune e con enormi devastazioni fino al 1096. Una guerra continua che disgrega il Principato di Kiev. Nel 1096 Monomaco prende l'iniziativa di convocare tutti per una conferenza di pace a Lübeck. La conferenza di pace di Lübeck, che si svolge in realtà nel 1097, Lübeck sul Dnipro. Gli accordi di Lübeck del 1096 saranno durevoli e avranno una grande importanza. Finalmente si stabilisce un principio di successione ereditario. Ogni principe ha diritto ad ereditare la città e il territorio del proprio padre.
Ciò ha l'effetto di dividere definitivamente i Rus di Kiev in tanti principati autonomi. Kiev non sarà più la capitale, nasce la Russia del XII secolo con numerosi centri locali di importanza simile. Così, per esempio, Oleg e i suoi fratelli mantennero Chernigov e anche agli altri principi diseredati venivano dati dei territori. Che cosa succedeva prima degli accordi di Lubecz? Ma l'abbiamo visto. Cioè, che cosa ci hanno fatto capire questo albero genealogico così complesso, questa faida familiare che abbiamo visto? Che cosa ci hanno fatto capire? Nei secoli X-XI, lo stato di Kiev era proprietà comune della famiglia regnante. Il padre era il capo della famiglia e risiedeva a Kiev, mentre i suoi figli, cugini e nipoti risiedevano in altre città. Risiedevano in altre città e fungevano da luogotenenti del padre. Ma quando il padre moriva, il potere passava al figlio maggiore o al nipote più anziano. Gli altri fratelli o cugini non gli assegnavano la stessa autorità del padre e tendevano a ribellarsi, come abbiamo visto. Con gli accordi di Lubecz non sarà così. Ogni principe lascerà la propria eredità al figlio. Bisogna notare a questo punto che il nome Rus indicava inizialmente la zona intorno a Kiev. Man mano che Kiev si espande, però gli slavi orientali che venivano conquistati, che attenzione, non avevano alcun nome comune, gli slavi orientali non avevano alcun nome per designare se stessi, ma soltanto nomi per le singole tribù, e allora gli slavi orientali adottano quello dei conquistatori, sicché nel XII secolo e più ancora nel XIII, Rus inizia a designare tutti i popoli slavi orientali. Questo è molto importante. Che cosa succede al Principato di Kiev, che ormai si sta dividendo in tanti principati indipendenti, dopo il 1097, dopo gli accordi di Lubecz? Cosa succede a Rus di Kiev nel XII secolo? Lo vedremo nella prossima lezione, la seconda lezione dedicata al Principato di Kiev, a Rus di Kiev, che in qualche modo è, in un certo senso, è l'antesignana della moderna Ucraina. Continuate a seguirmi in queste lezioni sulla storia dell'Ucraina. Arrivederci.